Buonasera, benvenuti all'appuntamento con la comunicazione economica di Confindustria Chieti Pescara in collaborazione con Rete 8. Nella puntata odierna parliamo di un tema davvero interessante, ci occupiamo di intelligenza artificiale che sappiamo impatta sia sulla vita dei cittadini che sulle organizzazioni aziendali. E la intelligenza artificiale in realtà esiste da circa 50 anni, ma oggi la conosciamo sotto una veste diversa grazie allo sviluppo dei calcolatori e degli algoritmi. L'intelligenza artificiale, vale la pena ricordare, che è uno dei temi cruciali per quanto concerne la transizione digitale, ma non solo, è un punto importante dell'agenda della UE. Ne parliamo con gli ospiti che sto per presentarvi. Saluto in collegamento Enrico Iavazzo, R&D Lab Manager di Fammeccanica. Buonasera. Buonasera a voi. In studio abbiamo Stefano Zà, professore associato del Dipartimento di Economia Aziendale dell'Università degli Studi Gabriele D'Annunzio, Chieti Pescara. Buonasera. Buonasera. E ancora Riccardo Dinisio, che è data scientist e CEO di Discover. Buonasera. Buonasera. Partiamo con la nostra trasmissione, entriamo nel vivo di questo interessante argomento e quindi la prima domanda la facciamo al professore Stefano Zà per capire esattamente di che cosa si parla quando si fa riferimento alla intelligenza artificiale, a lei. Allora, definire in maniera semplice l'intelligenza artificiale è un'impresa ardua. La differenza sostanziale che si può identificare tra i sistemi tradizionali, le applicazioni, i software che utilizziamo ogni giorno e i sistemi di intelligenza artificiale si può ricondurre al fatto che i comportamenti delle applicazioni, il modo con cui interagiamo con le applicazioni software tradizionali è predefinito all'interno del software stesso, quindi nel momento in cui l'applicazione viene creata ha al suo interno tutte le possibili interazioni previste con l'utente, mentre per quanto riguarda l'intelligenza artificiale il comportamento dei sistemi basati sull'intelligenza artificiale è definito dai dati. In pratica il sistema apprende e modifica anche il suo comportamento in base alle interazioni che ha e ai dati e alle informazioni che ha a disposizione. Siamo arrivati ad avere questo fenomeno così rilevante oggi proprio perché abbiamo a disposizione una grande quantità di dati, ma abbiamo anche a disposizione una grande capacità computazionale, una capacità in grado di poterli elaborare e quindi permettere sostanzialmente di creare sistemi particolarmente complessi che inglobano al proprio interno i principi che sono quelli dell'intelligenza artificiale. Quindi questa è una prima didascalica spiegazione, torneremo ovviamente per entrare ancora più a fondo in questo argomento che affascina molto, anche perché noi sappiamo che in qualche modo abbiamo scoperto i più, ovviamente, l'intelligenza artificiale attraverso chat GPT, che è qualcosa che sta mutando fortemente non solo tanti lavori ma anche tanti aspetti della nostra vita, però non è solo quello. Quindi parliamo con il dottor Dinisio, che si occupa di soluzioni di intelligenza artificiale, tra l'altro leggo, ha avuto importanti riconoscimenti, selezionato dalla Camera di Commercio Chieti Pescara per rappresentare l'Abruzzo tecnologico alla Fiera SMAU di Londra. A lei la parola per parlare di questo sconfinato tema. Sì, grazie. Vorrei partire subito con un po' di esempi che poi ci offriranno modo di poter parlare più in avanti di che cosa vogliamo intendere realmente con l'intelligenza artificiale. A tal proposito prego la regia se vuole mandare in onda il video che abbiamo preparato. È un video che si basa appunto su far capire l'intelligenza artificiale sfruttando questa chat che, come dicevi tu, è diventata una chat abbastanza importante, lanciata da Elon Musk nel 2019 dall'azienda OpenAI,
laddove abbiamo voluto registrare almeno tre casi. Visto che ci troviamo in uno studio giornalistico, abbiamo chiesto alla chat se ci voleva fornire uno slogan giornalistico e anche un po' sarcastico sull'intelligenza artificiale. Come vediamo, il sistema effettivamente ci risponde anche a tema, dicendo che è pronto per sostituire i giornalisti e almeno non si lamenterà per lo stipendio. E un secondo invece esempio che facciamo è in ambito, per esempio, matematica. Abbiamo chiesto di risolvere un problema abbastanza semplice e lui che cosa fa? Si fa studiare tutta la matematica che c'è a disposizione e a un certo punto ci risponde fornendo non solo le indicazioni come farebbe Google, ma ci risolve proprio il problema specifico e la cosa che ci sorprende è proprio il linguaggio naturale e alla fine ci spiega anche come ha risolto, ma noi non gli abbiamo detto che avremmo dovuto utilizzare il minimo comune multiplo, ma lui automaticamente ha riconosciuto che si doveva risolvere in quel modo e ci spiega anche come si deve risolvere. Ora, per esigenze di tempo non leggiamo il tutto, ma facciamo vedere anche un terzo esempio, dove noi abbiamo un problema di natura di codice informatico, in questo caso non gli abbiamo neanche detto che si tratta di C, e lui automaticamente riconosce, ci scrive il codice, un codice funzionante, tra l'altro ce lo commenta anche, ed è pronto per essere utilizzato. Ecco, da questo punto di vista vorrei sottolineare come abbiamo capito che quando si parla di intelligenza artificiale magari non facciamo tanto riferimento ai robot, cosa che fino a qualche mese fa si pensava, ma più che altro parliamo di qualcosa di molto pratico, di quasi sentinelle che ci riescono a supportare nell'attività quotidiana di decisione. Cioè noi a questo punto, per fare un parallelismo, se Google magari ci restituisce una lista di documenti più o meno pertinenti su un determinato argomento, in questo caso l'intelligenza artificiale che cosa fa? Non fa altro che studiarsi per noi tutti quei documenti e successivamente attraverso degli algoritmi di machine learning e in questo caso anche di language model based ci riesce a restituire la distribuzione probabilistica delle parole e ci riesce a definire esattamente qual è la parola che probabilisticamente si correla di più al contesto che noi gli abbiamo citato. È estremamente affascinante, ha delle ricadute anche ben precise, soprattutto in ambito giornalistico ci sono, e lei me lo potrà confermare, molte testate che iniziano ad inserire come sottolineatura che è stato un testo non creato da algoritmi, perché questo fa effettivamente molte volte anche, no, la differenza tra un contenuto creato dall'uomo e un contenuto creato dalla macchina, che giustamente ha sempre bisogno in qualche modo, non dico di essere seguita, ma sicuramente l'apporto umano ha ancora un suo perché. Come la vede? Sì, sicuramente l'uomo è sempre al centro. Infatti diciamo che questa tecnologia, questa nuova intelligenza artificiale, come vedremo nel prossimo esempio che voglio fare, che tra l'altro è quello che noi sviluppiamo internamente a Discover, è quello di facilitare l'attività dell'uomo, suggerendo delle attività che poi vengono rielaborate dall'uomo in un contesto di attualità. È un ambiente abbastanza stimolante, però che ci fa capire come può evolvere anche un po' il modo di concepire delle attività lavorative da parte di tutti noi. Assolutamente, ci torniamo. Adesso andiamo dal nostro ospite in collegamento, dal dottor Iavazzo, per capire esattamente come tutta questa tecnologia viene adoperata all'interno della sua azienda. Così faccio un flash di presentazione. Ricordiamo che lei ci parla in rappresentanza di Fammeccanica, che fa parte del gruppo Angelini Industries, progetta, sviluppa tecnologia robotica e soluzioni per migliorare i processi di automazione. Voi siete anche detentori di un numero consistente di brevetti, quindi ci parli della vostra realtà e più concretamente ovviamente di come tutto ciò viene tradotto, declinato nella vostra azienda. Assolutamente. Allora, come lei giustamente diceva, noi siamo stati anche premiati come azienda più innovativa nel 2021 per numero di brevetti depositati.
Ebbene, l'innovazione fa parte della strategia della Famecanica, con il DNA di chi lavora in Famecanica, tant'è che in questo momento non sono lì fisicamente con voi perché mi trovo in Germania e parteciperò a una conferenza per aggiornarmi su quelli che sono i nuovi dispositivi in ambito intelligenza artificiale da poter integrare all'interno delle nostre macchine. Ebbene, Famecanica, proprio grazie a questa spinta verso l'innovazione, ormai da 10 anni è entrata in un percorso di digitalizzazione dei propri impianti, degli impianti industriali. Quindi oggi noi possiamo dire che ogni 5 secondi, quindi quasi in tempo reale, riceviamo dati da impianti che si trovano in produzione in giro per il mondo, quindi dati in Malesia, dal Brasile, dall'Europa, e questi dati ci permettono di capire se il macchinario, se l'impianto industriale presso i nostri clienti sta lavorando correttamente oppure se ci sono delle anomalie. Ed è qui che entra in gioco l'intelligenza artificiale, perché è impensabile per noi, per un uomo, analizzare tutta questa mole di dati in autonomia. E quindi utilizziamo gli algoritmi principalmente con tre macro obiettivi. Il primo obiettivo è per identificare e prevenire eventuali malfunzionamenti e guasti dell'impianto produttivo. Il secondo obiettivo è quello che si chiama manutenzione predittiva, ovvero suggerire agli operatori, ai nostri clienti, quando è il momento più opportuno per eseguire un'attività di manutenzione, che potrebbe essere per esempio la sostituzione di un componente o anche banalmente una lubrificazione. E questo noi riusciamo a farlo analizzando i dati. Il terzo obiettivo è quello di fornire intelligenza al macchinario, intesa come adattabilità a eventuali modifiche delle condizioni al contorno. Banalmente, quando noi abbiamo caldo, ci togliamo un movimento. Allo stesso momento, se noi abbiamo freddo, indossiamo un cappotto, perché noi reagiamo a quella che è una condizione al contorno che cambia, per esempio in questo caso la temperatura, con l'obiettivo di avere delle condizioni più confortevoli. Ebbene, allo stesso modo, noi analizzando quelli che sono i dati, i sensori che sono montati presso i nostri macchinari, riusciamo a suggerire alla macchina qual è il modo più giusto per reagire, per adattarsi appunto a questo cambiamento. Ma la parte più, lasciatemi dire, anche più divertente è quando questi algoritmi ci tirano fuori dei risultati che per noi erano totalmente inaspettati, risultati che non cercavamo. In questo caso per noi è ancora più interessante, perché riusciamo a capire sempre di più come i nostri macchinari funzionano e quindi possiamo garantire migliori performance per i nostri clienti. Grazie per queste spiegazioni che mi consentono di tornare qui in studio per continuare a parlare con, in questo caso, il professor Zaa, perché appunto intendo continuare ad approfondire il tema dello sviluppo, da una parte la tecnologia e l'etica dall'altra parte. Abbiamo alcuni dati che è interessante capire, no? Come si può dare un'interpretazione a questi numeri. E, appunto, si considera che, queste sono da fonte Parlamento europeo, il 61% degli europei guarda positivamente all'intelligenza artificiale, ai robot, e l'88% pensa che ci sia una necessità comunque di avere una gestione più attenta. A lei la parola, professore. Sì, riprendo un attimo il discorso dell'ultimo intervento, no? Quando l'intelligenza artificiale propone dei suggerimenti inaspettati. E questo deriva proprio da come i sistemi di intelligenza artificiale funzionano, definendo il loro comportamento attraverso l'interpretazione di grandi quantità di dati, è possibile che si verifichino, anzi spesso si verificheranno dei comportamenti inaspettati e che sono anche, da un certo punto di vista, potrebbero essere ben accetti, proprio perché non erano facilmente prevedibili attraverso l'utilizzo di sistemi tradizionali. Ora, per quanto riguarda l'utilizzo dell'intelligenza artificiale e come si integra poi nei processi decisionali all'interno di un sistema organizzativo, ci sono diverse questioni legate, per esempio, all'etica. L'etica
può essere relativa semplicemente all'interpretazione dei suggerimenti forniti dai sistemi di intelligenza artificiale, ma si nasconde anche all'interno dei dati che vengono utilizzati per istruire il sistema di intelligenza artificiale. Quindi bisogna, come menzionava inizialmente, porre attenzionare sia la quantità di dati e la qualità dei dati utilizzati per istruire i sistemi di intelligenza artificiale e sia la progettazione di questi sistemi. Quindi ci sono diversi punti in cui questioni etiche, per esempio questioni che hanno a che fare con la diversità o discriminazione, si possono sostanzialmente annidare o nei dati o nella progettazione oppure nell'utente finale di come interpreta il suggerimento che viene suggerito e che viene fornito dall'intelligenza artificiale. Giusto per fornire un piccolo esempio, OpenAI ha investito per sanare o per ridurre sostanzialmente manifestazioni discriminatorie che venivano generate attraverso l'utilizzo di ChatGPT, l'esempio che abbiamo visto inizialmente. Proprio perché il suo apprendimento si basa su dati che sono stati generati dalla collettività e nella collettività che genera dati si possono annidare appunto questioni di diversa natura che hanno a che fare con l'etica. Volevo sapere che peso ha da una parte il progettista e che peso hanno gli utenti finali? Allora, questa è una bella domanda. Il progettista in linea di massima dovrebbe prendere in considerazione le categorie degli utenti finali, in modo tale da ridurre il più possibile questioni che abbiano a che fare appunto con aspetti etici. Questo non toglie il fatto che è un nuovo strumento l'intelligenza artificiale. È come per tutti gli strumenti bisogna sviluppare competenze e consapevolezza negli utenti che poi andranno a utilizzare e integrare questi sistemi nelle loro attività lavorative. Va bene, mi interessava molto questo aspetto che non è per nulla marginale, grazie per la risposta. Vado dal dottor Dinisio che continuerà a parlarci appunto della sua testimonianza. Leggo con piacere che Discover è stata riconosciuta come miglior startup innovativa abruzzese con Rewind. Che cos'è? Sì, noi abbiamo sviluppato questo framework di intelligenza artificiale che colleziona degli algoritmi di machine learning che, come dice la parola, riavvolge un po' il nastro per prevedere il futuro, ovvero identifica dei pattern latenti, delle strutture di correlazione non visibili ad occhio, tramite le quali vengono ingabbiate in dei modelli matematico-statistici che seguono delle previsioni in tempo reale per supportare l'operatore finale. Cioè, noi ci siamo accorti, e per questo che nasce Discover, che esiste la tecnologia ed esistono anche le competenze per trovare un nuovo ruolo della statistica, per esempio nell'ambito aziendale. Quindi non più soltanto per fotografare i risultati che si sono ottenuti oppure per fotografare una realtà in real time, ovvero che cosa sta succedendo in termini di quante unità sono state prodotte, quanti pezzi sono stati sbagliati e quindi fare quello che per esempio fa il MES all'interno di un'azienda. Ecco, oggi la statistica permette di fare quel salto in avanti, ovvero mediante abilitare quelle che si chiamano le statistiche prescrittive, che permettono di fare dei forecasting in tempo reale e di supportare l'operatore nel momento in cui sta per accadere, quindi prevedere delle anomalie in tempo reale, gli fornisce anche una ricetta per dire stai attento che si potrebbe verificare questa anomalia e ti consigliamo di fare questo e questo e questo. Ecco, la nostra piattaforma riesce a sbloccare il potenziale di business dei dati. Tu considera che ogni anno, ogni giorno, e impianti produttivi possono produrre
tabelle di fino a 4.000-5.000 colonne per 100.000 righe. Ora, oggi esiste la tecnologia per trattarli, quindi diciamo che non solo per fotografare la realtà, ma appunto per fare il passo in avanti. Il passo in avanti è quello di dire, di aiutare l'operatore a prevenire quelle microfermate che hanno un valore di business molto importante. Considera che il 20%, statisticamente il 20% di un impianto, questo lo dice anche la Gartner, si ferma all'anno, si ferma per microfermate, cioè per piccoli problemi che ogni tanto accadono e che è soltanto l'operatore con la sua esperienza che deve essere in grado di cercare di ottimizzare tutto il processo. Però nonostante l'esperienza della squadra di lavoratori, diciamo che abbiamo un impianto che lavora su due turni cumula fino a 700 ore di fermo non voluto. Ecco, se tu riesci, che in termini economici arriva, pesano diversi milioni di euro, significa. Ecco, noi che cosa facciamo? Non facciamo altro che cercare trovare il modo per utilizzare questi dati, non solo per fotografare, ma anche per supportare l'operatore e consigliargli che cosa deve fare. Questo in un'ottica di sviluppo anche dell'industria 5.0. Oggi, ad esempio, si va sempre più sostenendo, prima si è parlato di Europa, si va sostenendo l'idea che l'uomo deve avere una posizione centrale e questi strumenti che di fatto non sono come dei robot, ma di fatto sono delle sentinelle a supporto dell'attività dell'uomo, a supporto di quell'attività ripetitiva che l'uomo dovrebbe fare, invece te lo fa una sentinella e ti permette di, prima abbiamo fatto l'esempio di ChatGPT, ebbene, noi di Discover lavoriamo per creare delle sentinelle che ti permettono di fare una cosa analoga a ChatGPT, cioè analizzando gli stati della macchina, analizzando la storicizzazione, e ti permette all'operatore di dirti in tempo reale: stai attento che potrebbe succedere questo, quindi ti consigliamo di. Questo significa battere molto. Elevare l'efficienza, elevare i risparmi e soprattutto in questo periodo segnato dalle crisi economiche, anche da questa guerra che ha creato dei problemi anche di approvvigionamento, significa dare una possibilità alle aziende non solo di dire che l'alternativa è abbassare i prezzi oppure eliminare delle persone, ma io ti faccio guadagnare in efficienza per rendere l'ambiente più competitivo e quindi per farti acquisire quella competitività sui mercati internazionali attraverso il miglioramento dell'efficienza dei tuoi impianti. Una curiosità, la vostra azienda e questi servizi sono rivolti prevalentemente all'ambito industriale o hanno un respiro un po' più ampio? Allora, noi li abbiamo testati in ambito delle aziende del manufacturing e grazie anche a dei percorsi che abbiamo sviluppato in altre aziende abbiamo visto che questi strumenti sono abbastanza flessibili, hanno in sé quella flessibilità per poterli trasferire anche in contesti dove magari c'è più un'attività anche ripetitiva in ambito non solo come tempo ciclo di lavorazione, ma anche il tempo ciclo anche in termini di erogazione di una prestazione, per esempio. Certo, interessante questo dettaglio. Vado dal nostro ospite in collegamento per continuare a parlare di intelligenza artificiale, parlare di una cosa decisamente concreta che interessa molto ai giovani soprattutto, ma non solo, ai professionisti del futuro. Quali sono le nuove figure che richiede l'ambito della intelligenza artificiale? Beh, la ricetta per lo sviluppo di applicazioni efficaci in ambito data science, dove la data science è una disciplina che si occupa dell'analisi dei dati e quindi in maniera più ampia dell'analisi dei dati, e quindi l'intelligenza artificiale fa proprio parte di questo aspetto. La ricetta per lo sviluppo efficace si compone di tre principali competenze. La prima competenza è competenza di matematica e statistica. Lo avete detto in studio, sono 50 anni che si lavora in ambito statistico per andare a studiare, a sviscerare quelli che sono i modelli più corretti, modelli previsionali più corretti,
che possono essere impiegati. Quindi c'è bisogno di conoscere questi modelli e saperli interpretare. La seconda competenza fondamentale è informatica, ovvero bisogna saper programmare il calcolatore nei linguaggi più comuni. Prima si parlava di C, ma anche R, Python, e queste competenze vengono utilizzate sia per lo sviluppo di questi modelli all'interno del calcolatore, ma anche per la visualizzazione dei dati, ovvero c'è tutta un'altra branca che si occupa di andare a visualizzare i risultati di questi algoritmi e presentarli all'utente finale e creare delle interfacce, delle schermate proprio per l'interazione uomo-macchina. Ma la terza competenza, che a volte spesso si dimentica, è la competenza di dominio, laddove per dominio si intende l'ambito nel quale sono stati generati questi dati. Quindi nel nostro caso, per esempio, il dominio corrisponde alla conoscenza delle macchine, la conoscenza degli impianti industriali, di come l'operatore utilizza la macchina, interagisce con la macchina, di quali sono le materie prime che vengono utilizzate. Ebbene, questa è la competenza di dominio. L'unione di queste tre competenze permette lo sviluppo di un applicativo fondamentale, di un applicativo efficace per l'utente finale. Ebbene, la Famicanica negli ultimi anni ha investito molto per andare a sviluppare all'interno dell'azienda una cultura digitale abbastanza diffusa all'interno dell'azienda, quindi dando delle pillole di programmazione e statistica per tutta la popolazione. Ma negli ultimi anni abbiamo anche visto la creazione di nuove figure che ad oggi non riusciamo ancora a dare un nome ben preciso all'interno della Famicanica, ma sono persone che conoscono i problemi dei clienti, sanno padroneggiare strumenti di tipo informatico e hanno competenze di tipo matematico o statistico, anche se non spinte, e utilizzano inventiva e immaginazione, che è l'intelligenza naturale, quella che oggi il calcolatore non potrà mai sostituire, quindi utilizzano l'inventiva per andare a sviluppare degli applicativi che poi arrechino veramente valore e risolvano i problemi reali e concreti che oggi i nostri clienti e gli operatori affrontano giorno per giorno. Vorrei chiederle una cosa, visto che voi avete una visione molto molto ampia, insomma siete un'azienda molto strutturata e con la capacità e la possibilità di guardarvi a 360 gradi in maniera più massiccia, come giudicate e più che altro qual è anche il suo punto di vista personale relativamente al discorso dell'intelligenza artificiale legata alla privacy? Noi sappiamo che l'intelligenza artificiale in qualche modo è predittiva, quindi conosce usi e costumi, chiamiamo così, diamo questa definizione. Qual è il suo punto di vista in merito? Io credo che questa evoluzione e l'introduzione dell'intelligenza artificiale nella nostra vita quotidiana, non solo aziendale ma personale, come abbiamo detto prima in studio, sia ormai dobbiamo darla per assodata, ci sarà, a prescindere dalla nostra accettazione oppure no. Quindi noi dobbiamo affrontarla con coraggio, sapendo che in qualche modo ci può vedere o passivamente protagonisti oppure in maniera attiva. Quindi dal mio punto di vista non bisogna avere paura, ma bisogna trovare il modo corretto per utilizzarla, per utilizzare questi nuovi strumenti che nascono dall'introduzione dell'intelligenza artificiale per essere più produttivi, per essere ancora più vincenti in un mondo, in un mercato del lavoro, ad esempio. Decisamente, grazie per questa chiosa che mi consente di avviarmi appunto alla conclusione della nostra trasmissione, quindi io approfitto per salutare il nostro ospite in collegamento, grazie per essere intervenuto, buonasera. Grazie mille a voi, buonasera. In studio ringrazio l'ospite Stefano Zà. Iavazzo l'abbiamo già salutato in collegamento. Grazie professore per il suo puntuale contributo. Ancora Riccardo Dinisio, un nostro affezionato ospite relatore, grazie per essere venuto a trovarci ancora una volta. Grazie a voi.
Ringrazio per la parte tecnica, per la regia e le riprese Danilo Cinquino e Alberto Capo. Ringrazio tutti voi telespettatori per averci seguito. Appuntamento alla prossima puntata.